cosa suggerisce alla formazione, ai percorsi universitari italiani per poter incentivare sempre di più gli studenti ad aprire le proprie menti? Ma la risposta è facile. Prima di tutto serve una minima padronanza della lingua inglese, perché in realtà oggi per aprirsi la mente e conoscere il mondo è molto più facile che nel 76 quando io sono andato in America. Adesso c'è l'internet che aiuta in tutti i modi, però l'internet ha una lingua franca che è l'inglese e se non si è un po' sciolti con l'inglese ci si ritrova bloccati. Facendo un paragone tra i due sistemi, quello statunitense e quello italiano, quali sono le differenze scolastiche di formazione e poi di opportunità lavorative? Ma le differenze scolastiche, ho finito l'università a Roma nel 74 e poi nel 76 ho fatto il master a Stanford e devo dire che l'esperienza di studiare in America in una buona università, perché ovviamente in un paese così grande ci sono università di varie qualità, ma una buona università americana probabilmente è imbattibile oggi al mondo per la qualità dell'insegnamento, l'abbondanza dei sistemi didattici e anche direi l'importanza anche della connessione facile con gli insegnanti, con i professori. Quindi a livello sociale l'America ha una struttura probabilmente meno antica e quindi più pronta al cambiamento. Quando si innova, quando si fanno le rivoluzioni, si creano cambiamenti anche profondi. È una società rigida le resiste questi cambiamenti, mentre una società più nuova li accetta. Certo, i cambiamenti sono anche problematici, non sono positivi per tutti. Quindi l'America tende ad essere un posto anche più crudele, dove i vincitori vincono molto e chi perde, perde molto. Quindi non è un posto ideale, ma certamente se si vuole considerare l'innovazione e il cambiamento come elementi chiave nel progresso del mondo, è la società che offre le migliori opportunità.